Douglas. Allora, in questo video vi parlerò delle tinte labbra, o meglio dei rossetti liquidi di Wycon, in quanto ho pubblicato su Instagram una foto con le nuove tinte che ho acquistato e mi avete richiesto appunto questo video. Per chi non le conoscesse, sono dei rossetti liquidi molto famosi, in quanto costano poco, sui 6,90 euro, hanno un'ottima performance e hanno anche una gamma colori molto estesa. Infatti, dopo la prima tranche che c'è stata 2-3 anni fa, che uscirono, li hanno riformulati e sono usciti quindi nuovi colori. Io vi faccio vedere per primo questo, che è con la scritta ancora vecchia, vedete, di Wycon con la J, ed è il numero 09 Rosa Shocking. Nelle nuove colorazioni c'è solo il numero, non c'è il nome sotto, quindi casomai ve lo scrivo qui, lo vado a cercare su internet. Questo è il Rosa Shocking ed è quella che porto. Allora, vi faccio anche lo swatch naturalmente, sono facilissime da utilizzare, hanno un pennellino ergonomico che aiuta benissimo a stendere queste tinte. L'importante è che ne prelevate poco alla volta, quindi scaricate un po' quel pennellino, passate, si può benissimo stratificare perché non fa spessore, sono molto sottili sulle labbra e a me personalmente durano veramente tutta la giornata. Ecco, questo è il colore, durano tutta la giornata senza seccare eccessivamente le labbra. Naturalmente dopo un tot di ore mi secca un po' le labbra, è naturale, però non in maniera eccessiva ed insopportabile. E quindi anche quando mangiate vanno via al centro, non in maniera diciamo a chiazze, e quindi sono, si può ripassare tranquillamente. Io me le porto dietro se devo passare tutta la giornata, scusate, controllo il micio cosa fa, se devo passare tutta la giornata fuori, e le ripasso tranquillamente, non ho problemi, non devo levare quella precedente, posso benissimo passare al di sopra. Sono omogenee, ho sentito dire che i colori più scuri sono meno omogenei. Io ho notato che con quello più scuro, che poi vi mostrerò, ci vuole un po' più di tempo per applicarlo, ma assolutamente non ritengo che non sia omogeneo. Sicuramente bisogna fare attenzione soprattutto con i colori più scuri, con i bordi, in quanto si rischia di fare, se vi piace va bene, se non vi piace si rischia di avere quell'effetto matita, quindi più marcato all'esterno il colore e più leggero all'interno. Tanto può piacere quanto non, però è gestibilissimo. Quindi vi ripeto, questo è il primo colore. Adesso vado a indossare l'altro. Allora, questa invece è la numero 21. Ed è questo colore qui, vedete, è un rosa più intenso rispetto a quello precedente, poi vi scriverò il nome preciso, ed è così nel pack. Allora, con questa per esempio ho bisogno di fare più passate per avere un colore pieno sulle labbra, quindi non è pieno alla prima passata, però ripeto, potendosi stratificare assolutamente non ho difficoltà nel ripassarlo. L'importante è ripassarne poche alla volta, perché altrimenti si fanno gli accumuli, soprattutto qui negli angoli. Quindi voi scaricate il pennellino il più possibile, dopodiché andate a passarlo sulle labbra in maniera precisa. Ci mettono poco per asciugarsi, però il tempo giusto per poterle lavorare, quindi non vi fate problemi, perché potete passare e ripassare, perché ci mettono un po' per asciugarsi, ma quando si asciugano si aggrappano alle labbra e lì restano assolutamente. Non c'è bisogno, per quanto mi riguarda, di matite labbra per contornare, perché proprio grazie a questo pennellino così ergonomico io riesco ad essere precisissima nel contorno labbra, quindi veramente mi piacciono molto. Poi quelle più pigmentate, quando se ne vanno, comunque mi lasciano anche le labbra colorate al di sotto. Non so se ve l'ho detto, questo è il numero 21. Passiamo adesso al prossimo colore.
Allora, questo è il numero 20 ed è un colore decisamente più rosa fragola ed è questo, vedete, non so se riuscite a apprezzare la differenza. Questo è un rosa un poco più malva, anche se si chiama rosa shocking, ma purtroppo Wycon con i nomi spesso non vi fidate troppo perché non rispecchiano tanto il colore. Questo è un rosa vero e proprio, un fucsia, e questo è più un fragola, c'è cioè del rosso all'interno. Con questo la facilità di stesura è sicuramente migliore rispetto a quello precedente, al numero 21. E un'altra cosa che volevo dirvi, non sono no transfer, però adesso vi faccio vedere, vedete, se io passo su questo, sul primo, comunque un poco se ne viene di colore, ma dopo che avete tolto, diciamo, lo strato più superficiale, diventa praticamente no transfer. Sono leggerissime sulle labbra, non sto avendo assolutamente difficoltà nel toglierle e metterne altre perché sono delle vere e proprie mousse, sono veramente sottili ed è il motivo per cui mi piacciono tantissimo, oltre al fatto che costano poco e che ci sono tanti colori, anche se, come potete vedere, io vado molto sui colori del rosa e nude. E ora andiamo al prossimo colore. Eccoci con un altro colore, questo è veramente diverso dagli altri, ve lo faccio vedere prima nello swatch, ed è veramente un viola, un colore violaceo, ed è il numero 26. Non ci fate caso se l'ho messo male, ma colori per esempio così io mi aiuto sempre con un pennellino per poterli indossare. In più ho le labbra, attorno alle labbra tutto rosso per il colore che sto mettendo e togliendo i rossetti, quindi sembra tutto che abbia sbordato, ma non è così. Questo è un colore stupendo, forse tra i miei preferiti in assoluto, e è un colore che può essere stratificabile, può diventare sempre più scuro. A me piace veramente tanto, ha quella punta di viola che io adoro, sia in estate che in inverno, ed è uno dei miei preferiti in assoluto. È veramente stupendo. Come potete vedere, dal pack sembra un po' più scuro, ma se io lo vado a stratificare, appunto, ottengo un colore sempre più scuro. Ora vi faccio vedere. Vedete? Quindi quanto più lo stratificate, tanto più il colore diventa intenso. Andiamo adesso al prossimo colore. Eccomi con un altro colore, questo è molto famoso, ed è il color sangria. Famoso sia perché è molto bello, ora ve lo faccio vedere. Sia perché è molto bello, dicevo, ma anche perché è uno dei colori più utilizzati negli ultimi anni, li abbiamo visto in tutte le salse, ed è questo lo swatch. In realtà non ricorda tanto un sangria, ma è più rosa con del marroncino all'interno. Non so se riuscite ad apprezzare la differenza con gli altri. È un colore molto elegante, a mio avviso, molto bello. Questo si stende benissimo e assolutamente con nessun tipo di difficoltà. E come potete vedere è omogeneo alla perfezione, mi piace veramente tanto. È uno dei colori più famosi di questa gamma, il motivo ci sarà. Comunque sono tutti colori davvero belli. Non c'è uno dei quali io mi sia mai pentita di aver acquistato, sinceramente. Ve lo faccio rivedere. Ok, ora passiamo all'ultimo colore. Allora, questo è l'ultimo colore. Come potete vedere, siamo entrati in una gamma completamente diversa ed è il numero 38 ed è questo color vino. È stupendo. Tenete presente però che questo è quello meno omogeneo. Lo si può vedere già dallo swatch che c'ha degli accumuli, ma anche sulle labbra. Si va a accumulare di più in esterno che all'interno. Allora, la cosa importante è lavorarlo bene, quindi poco per volta scaricate e lo lavorate un poco alla volta con molta pazienza, perché sennò rischiate appunto l'effetto di cui vi parlavo prima, ovvero la matita più
più scura all'esterno e all'interno invece più chiaro. Se vi piace invece non c'è problema. A me che personalmente non piace tantissimo come effetto, quando metto questo colore mi prendo il mio tempo, quindi ci vado piano, poco alla volta, scarico e passo e ripasso fin quando non ho raggiunto un colore omogeneo. Come vedete qua sono tutta rossa, ma perché naturalmente levando i rossetti e mettendoli, purtroppo. Però è un colore stupendo. Dovete avere solo un po' di pazienza quando lo mettete. Ve li faccio vedere. Quindi questo è il numero 38. Questi sono le tinte labbra che ho io di Wycon. Naturalmente ne acquisterò delle altre perché mi piacciono davvero tanto, soprattutto quando devo stare una giornata intera fuori. Io mi affido a queste tinte labbra perché sono sicura, uno che mi durano, due che se mangio posso ripassarle, non ho problemi e non vanno via male. Non mi seccano in maniera eccessiva le labbra ed è quello che io cerco, soprattutto quando appunto sto una giornata intera fuori. E niente ragazze, quindi questi erano tutti i miei rossetti liquidi di Wycon. Spero che vi sia piaciuto questo video. Fatemelo sapere qui sotto se ne volete altri. Vi mando un mega bacio, alla prossima. Ciao!